Io non l'avevo mai visto nella realtà, Silvana. E a un certo punto, prima dell'inizio dello spettacolo, mi sono voltato e dietro di me c'era questa apparizione straordinaria, che era completamente diverso di come appariva sullo schermo, completamente diversa. Era una faccia, che posso dire, una cosa, una scultura egizia, ecco, compatta, misteriosa. Tutto il tempo dello spettacolo io ho tentato con mille scuse di voltarmi per guardarla perché era veramente una apparizione indimenticabile. Silvana Mangano era un personaggio. Una volta si usava un termine, ora non si usa più. Ineffabile. Cioè, di lei si conosceva una certa parte, l'altra parte con grande, diciamo con grande aristocrazia psicologica, la teneva per sé. È difficile parlare di una persona amata e così complessa come Silvana. Le parole non sono mai sufficienti perché la verità sta dentro di noi. Una diva felice poteva apparire al passante, moglie di un grandissimo produttore, diventato grande produttore anche in America, e invece il destino l'ha colpita amaramente, ecco. Una donna misteriosa, ineffabile e complessa. È Silvana Mangano, classe 1930, una diva straordinaria che ha avuto una carriera straordinaria. Ha esordito come Mondina in Riso Amaro, poi è stata l'algida madre di Tazio in Morta a Venezia e per Visconti ha interpretato anche Ludwig e Gruppo di Famiglia in un Interno. Ma ha lavorato con Totò, con Pasolini, con Monicelli, con Michalkov, con Alberto Sordi nei Colossal Americani, con Kirk Douglas e Burt Lancaster. Dalle risaie a Hollywood, al fianco del produttore Dino De Laurentiis, suo marito e padre dei suoi quattro figli. Insieme a Sofia Loren, a Gina Lollobrigida, è stata l'unica vera grande star di casa nostra a imporsi all'estero. Eppure Silvana Mangano resta un enigma, una donna impenetrabile, quei occhi brillano di una inspiegabile malinconia. Questo, insomma, è un ritratto commosso e commovente realizzato per noi da Maite Carpio di una donna più che di una diva, di un'anima più che di un'attrice. Isn't it rich? Are we a pair? Me here at last on the ground, you in midair, sending the clowns. Silvana accoppia una leggenda, come si dice, dal lago al milione, di una ragazza povera che senza avere niente dietro, senza avere una famiglia potente, una cosa, diventa una signora ricchissima, con un successo, conosciuta in tutto il mondo, eccetera. Era un ammasso di contraddizioni, perché intanto lei nasce come questa ragazza in fiore, meravigliosa, questa la Mondina, che è di una bellezza travolgente, eccessiva. È come se lei non amasse questo suo essere talmente bella, talmente attraente. Siccome lei lavorava in una sartoria in via Veneto come manichin, e l'ufficio della preparazione del film Il Riso Amaro era proprio vicino. E lei, siccome aveva fatto un'apparizione in un film, Elisir d'amore, dove erano state pagate come figurazioni speciali Silvana, Lollobrigida, tutte le Miss Italia di quegli anni lì. E lei naturalmente
è andata a presentarsi all'ufficio di De Santis, ma per tre volte è stata scartata. Si presentò al provino con un trucco che si era fatta da solo, un po' vistoso, il contrario poi di quella che sarebbe stata la sua linea in tutta la vita, insomma. Il racconto di Peppe invece emozionante questo: il giorno dopo lo incontrò a Piazza Barberini sotto la pioggia, lei non era truccata, aveva questi capelli bagnati e lui ebbe l'illuminazione, è lei. De Santis se l'ha detto: signorina, ma lei farebbe un provino? E lei ha detto: ma no, io sono venuto già tre volte e mi avete scartato, perché ero una anche forte. Però facciamo il provino. Invece Dino racconta che l'ha vista prima in un'immagine pubblicitaria della Democrazia Cristiana, passeggiando con De Santis e vedendo questo manifesto dove c'è effettivamente una Silvana molto procace. Ecco l'immagine della popolana, quella che ci serve, eccetera, eccetera. E così sarebbe partita l'avventura. Fretta e furia, le clandestine incominciano ad andare. Così fanno le traditore, clandestine, no, 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 no. Era nell'acqua che cantava, con le calze strappate, i pantaloncini aderentissimi, cioè insomma veramente era veramente l'attrice italiana più sexy del mondo. Beh, quel manifesto che apparve strepitoso là con lei, con quei short, fu una cosa clamorosa in tutto il mondo. Non si vedeva una cosa del genere allora. Silvana Mangano diventò un simbolo di un'Italia diversa, in cui intanto la donna aveva una presenza nel lavoro, non solo nei salotti del vecchio cinema. Nel 1949, con Riso Amaro, Silvana ha un tale successo che sbarca a Buenos Aires davanti a 40.000 persone acclamanti all'aeroporto e lei si spaventa. Silvana Mangano non si accomoda sul successo di Riso Amaro, anzi piano piano rimuove quell'immagine di se stessa, si ribella. Lei esattamente ha trasformato quella mondina con questo corpo meraviglioso che l'ha resa famosa in tutto il mondo, che l'hanno adorata per questo, perché era vera, era bella. Cercava di liberarsi dalla parola sex symbol. A lei non gli piaceva di andare nelle copertine con i titoli sui giornali, la nuova sex symbol del cinema italiano. Lì c'era la Lore, la Lollobrigida, quindi... Io ricordo che frequentando casa De Laurentiis, lo studio De Laurentiis, non ho mai visto al muro una bella foto di Silvana Mangano, di Riso Amaro, cioè un'immagine che lei ha voluto come cancellare, non per ingratitudine verso De Santis, ma proprio perché cresceva. Il successo planetario, come dire, di questo film è a seguire immediatamente il matrimonio nel 49 con un cappello che sembra un paralume, lei poi ha detto in un'intervista, e che le aveva prestato un'amica. Ha detto: ah, di quel cappello non sono responsabile. Senza fine tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro per sognare. Quindi si è verificato un fatto molto curioso di un esordiente che sposa un produttore, e invece nel giro di pochi mesi il produttore ha sposato una diva e che diventa sul momento più importante di lui, cioè il nome più conosciuto nei primi anni del matrimonio poi in fondo è quello della Mangano. Non mi importa della luna, non mi importa dell'estate.
stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo. Tino era innamoratissimo di Silvana, era perso dietro questa ragazza dal primo momento. Poco dopo averla presa per il film, insomma, lui veramente si è fatto un impegno di conquistarla, di averla, di darle tutto quello che un uomo può dare a una donna. Era giovanissima, era 19 anni, credo. Forse ha visto anche in un certo senso un lavoro sicuro, un uomo che la rispettava, buono, ma non, innamorata no, no. A 19 anni, figlia di una donna inglese, di un siciliano, completamente quindi diversi, strappata alla famiglia molto giovane, entrata in una famiglia che si stava costituendo, perché Dino anche era giovanissimo, ha avuto praticamente subito 4 figli. Ecco, io non so quanto lei si sia resa conto dell'avventura che stava vivendo. Io penso che lei fosse in fondo innamorata di un uomo che le poteva dare tante cose che lei non aveva. E prima di tutto lei è diventata famosa in una notte e poi in fondo ha aiutato mio padre a diventare il produttore che è diventato. Si può varare la nave di Ulisse, la più costosa produzione oggi intrapresa in Italia. Il protagonista è Kirk Douglas. Tra lui e Circe c'è Ponti. La Mangano di fronte al marito si ricorda di essere anche Penelope. Negli anni 50 non esisteva la televisione in Italia. Quindi mediaticamente, quando apparivi su una copertina, eri già famosissima e lei, insieme a Dino, comparivano su tutte le copertine di tutti quanti i settimanali. Carina, graziosa, bambina, come soffro! Dopo detto, il film sul suo nome ne combinava, perché lei era diventata una diva internazionale. Si poteva fare presto, combinare dei film anche importanti, anche però lei faceva molta fatica, spesso rifiutava, non era facile convincerla. Era una battaglia che doveva fare lui. Cos'hai? Strano. Lo stesso viso fiero. Lo stesso sguardo di Penelope. Perché è strano? La differenza fra una donna e l'altra non sta forse nella mente dell'uomo? Lo faceva quasi per dovere familiare, per dovere verso Dino, che le faceva fare una vita straordinaria, no? E lei questo aveva una riconoscenza interna per questo. Certamente la riconoscenza che ha avuto per suo marito, che l'ha portata a essere la diva europea in quel momento più bella che le attrici americane. Mi sentivo sicura di me, bella, e tutti mi guardavano ballare nella luce. Il ruolo di De Laurentiis è stato naturalmente molto importante. È stato di grande aiuto, ma anche di gran, insomma, anche a volte ha impedito certe cose. Per esempio, nella Dolce Vita, lei doveva fare il ruolo di Anouk Aimée e credo che Dino abbia accantonato la proposta. Non so la ragione, ma perlomeno me l'ha detto Federico. È stato anche importante il ruolo della Mangano nella carriera di De Laurentiis. Le cose sono state reciproche, voglio dire. Si sono dati, aiutati tutti e due l'uno con l'altro. No, no, no! Anda via, Bergoglio! Anda in malora! No, no, no! Nella Grande Guerra fa questa prostituta che
fa il suo mestiere con, addirittura con le truppe. Lei lo faceva con divertimento, gli piaceva e con molta grinta anche, e con molta personalità, alla pari con Gasma, che era uno che aveva una forte personalità. Ci vediamo! Guardate, oh. Chiamasso sei! Casumetto! Disgraziato! Che ho i denti, sai! Orseo, mascalzone! Vieni, mondo. Vieni qua! Lei era contentissima, si divertiva moltissimo. Era, sì, mi ricordo che era, si dispiaceva quando le cose erano finite. Bellissima scena quando si salutano e Vittorio Gassman le dice: ah, dice, in fondo siamo parenti, tutti e due figli di NN. Anche a me sono come te. Figlia di NN? Mm-hmm. Ah, lo vedi? Ecco perché c'è questa simpatia fra noi due. Siamo un po' parenti in un certo qual modo. In quest'ultima immagine era intensa, straordinarissima. Anch'io. Ciao. Lei era convinta che tutti fossimo, tutti quanti, il pubblico fosse bonaccione, che fosse alla fine fosse di bocca buona, che accettasse anche la sua recitazioni, che secondo lei era così, non era di grande qualità. Una bravissima attrice che forse ha avuto il problema che per carattere, per essere troppo schivo, non è stata una grande promoter di se stessa, perché non le interessava. Lei non era capace di dire che le piaceva recitare, però era bravissima, era sempre preparatissima, però non riusciva, se tu le dicevi mamma quanto sei brava, lei non poteva accettare un complimento. Lei amava moltissimo fare il carattere, vuoi tentare di abbellirla, lei aveva subito fastidio. Ma il cinema non è sempre tinto di porporina. Ve lo prova Silvana Mangano, che ha accettato di farsi rapare a zero. Con questo atto di umiltà verso il proprio mestiere, la mondina di Riso Amaro dimostra di avere meritato giustamente nella sua carriera il ruolo di prima donna. Questa sequenza è in fondo una piccola lezione di serietà professionale che spinge ai paragoni con la mediocre ritirata della Lollobrigida. Per Silvana comincia ora la grande paura, quella di essere scambiata dai figli per suo marito Dino De Laurentiis. Silvana non aveva nessuna preparazione artistica, tecnica, non aveva mai fatto teatro, non aveva l'uso delle prove, della preparazione, della parte a memoria, era una presenza, no? Però quando lei arriva per esempio a fare Il processo di Verona è sorprendente. Sei tu finalmente. Guarda che non è tua figlia che ti supplica, ma la contessa Ciano che ti parla. Ho qui i diari scritti da mio marito, il tuo ex genero, e voglio leggertene qualche rigo prima di fargli avere a Churchill, a Badoglio o al New York Times. Lei dice: io sono anche brava, voglio dimostrare che cominciò a rifiutare di farsi doppiare, cominciò a recitare con la sua voce e io appunto raccolsi questa evoluzione che avevo un po' seguito ma che non mi aspettavo così profonda. Star shining bright above you. Dato che doveva rappresentare il personaggio di Edda Ciano, che non è una donna, insomma, poteva essere simpatica, ma insomma mascolina, cioè, volle proprio mascolinizzarsi, cioè, quindi proprio era la grande occasione per dire rovescio la mia immagine. Se tu la imposti con Edda, che ha quasi la crisi isterica, si può benissimo arrivare al punto di romperla. Può venire naturale, insomma, sì. Una proprio fracassare sì. Il vetro. Insomma, però se lo fa così, per contenere una rabbia, credo che sia troppo. Oh, poi sul set, disciplinatissima negli orari, nel trucco, nella preparazione, sempre pronta, sempre
anche in piedi, pronta a entrare in scena, senza mai nessun lenocinio dal punto di vista del divismo, eccetera. E al tempo stesso, quindi grande preparazione, ma al tempo stesso naturalezza. È molto difficile perché Edda Ciano è un personaggio abbastanza importante, perché mi pare una donna piena di personalità. Ce ne ha tante di cose importanti da tirar fuori. Ora mi sembra che la più importante sia la rabbia, proprio la rabbia. Io non sono più una Mussolini. Ti sfido, fammi arrestare se hai il coraggio. Avanti, consegnami alle SS. Ti sfido! Fammi fucilare con mio marito. Provo almeno ad essere feroce come Hitler, ma fino in fondo! Quell'anno Silvana Mangano prese tutti i premi, ma anche lì molto controverso fu il suo comportamento, perché da una parte era orgogliosa di questi premi, però era anche molto timida, cioè aveva paura del pubblico. La Mangano non amava fare l'attrice, però amava moltissimo Dino. Lei ha avuto sempre un grande rispetto per me, Dino, sul lavoro. E anche se i suoi modi a volte erano così bruschi, sembrava capricciosa nei riguardi del marito, invece non era così, era un atteggiamento, insomma. Gli voleva molto bene. Eccola Silvana Mangano. Questa è una parte per cui non le occorrono sceneggiatori o registi. Io credo che questa sia la mia migliore interpretazione. Che ve ne pare? Certo, il personaggio è molto carino e senza dubbio piacerà moltissimo al pubblico, ma... Ma scusate, è l'ora della pausa. Questo matrimonio tutti lo descrivono con un Dino affettuosissimo, addirittura... sollecito, ecco, sempre pieno di cure, di attenzioni, e una Silvana, diciamo, al limite dello sprezzante in alcune situazioni. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso? I figli per lui erano tutto, la moglie era... veramente la figura di riferimento della sua vita, e per lei non si può dire altrettanto nei riguardi di Dino, però non si può neanche dire né che l'abbia tradito né che l'abbia minimizzato. L'unica volta che lei gli ha detto ti amo è stato quando lui si è occupato di tutte le cerimonie per la morte della madre di lei, e allora lei piangendo gli ha detto Dino ti amo, e quella è stata l'unica volta che lui ha sentito queste parole da sua moglie. Affettava dei modi abbastanza bruschi, lo chiamava De Laurentiis, per esempio, no? Anche davanti alla gente. Senti De Laurentiis, no? Quindi era molto strano in questo. Meraviglioso, perfino il tuo dolore potrà apparire poi. Meraviglioso. Le immagini che vedevo di mia madre era che lei comandava e lui era in adorazione di lei, e questo è quello che vedevo da bambina. Però poi mi sono resa conto che in fondo era mio padre che le diceva quello che doveva fare, lei lo faceva. C'era sempre questo chi dominava chi. Questa donna che a 20 anni si è sposata senza aver vissuto prima e si è dedicata alla famiglia, lei adorava i figli, era prigioniera di una gabbia d'oro. La bella signora De Laurentiis nella vita privata è semplice e cordiale, tutta presa dall'affetto tenero e prepotente per i suoi 3 piccini. Ecco la sorpresa nella sua villa della Riviera. Scende tranquilla verso la piscina dove Veronica e Raffaella già l'attendono facendo la schiuma. Il bagno è finito. Ora un po' di elioterapia, interrotta dalle affettuosità rumorose delle piccole e quelle più tranquille del grosso cane che porta il nome di un film e di una danza. Mambo. Ma Silvana ama egualmente i suoi piccoli
ed anche Federico, l'ultimo nato, ha diritto all'attenzione materna. A lui tocca la passeggiata in carrozzina e poi la sua porzione di baci e di carezze. Dino, anche nei primi anni del matrimonio, mi ha raccontato che lei rimaneva nella sua stanza fino certe volte anche alle 2 del pomeriggio e lui spesso si trovava a mangiare solo quando tornava perché lei si alzava tardi, rimaneva chiusa nella sua stanza. Questo lato pigro di Silvana, no? È abbastanza importante, completamente in contrasto con quello di Dino, così energico, così scoppiettante, lei molto più calma. Mi ricordo che nei momenti brutti lei si chiudeva in camera e se la chiamavano al telefono diceva sempre, faceva dire la signora non parla al telefono oggi. E si chiudeva in camera da letto per giornate intere, senza mangiare, senza parlare con nessuno. Noi dovevamo bussare alla porta, mi ricordo mio fratello scavalcava, saliva su per le finestre, apriva la finestra per cercare di vedere come stava e poi ci apriva la porta per andare a parlarle. Allora ci arrampicavamo per i muretti e Federico entrava per le finestre. Per me Federico lo faceva, però era molto triste, era sempre molto triste. Non era la mamma di Roma, non si prodigava in carezze, in baci, coccolamenti. No, questo non l'ho mai vista. C'era un fondo di tristezza in Silvana, qualche cosa di non risolto. Forse qualcuno diceva che c'era stato un mistero all'origine, che c'era stato addirittura un brutto fatto nell'infanzia, che non ho mai capito cosa fosse, non si potrà mai più stabilire che cosa poteva essere, ma certo era una donna vulnerata in qualche modo. Mia madre aveva un carattere veramente freddo, lei era gelida, non era capace di esprimere l'amore che aveva, cioè so che amava tutti noi moltissimo, però siccome non amava se stessa, non amava se stessa. Lei viveva, non partecipava mai a feste, raramente a cocktail, allora si facevano cocktail per le cose lì mondane, ma lei non partecipava, era chiusa in casa e indossava gli abiti da sera per scendere a cena quando c'erano degli amici e soprattutto per le figlie. In via Veneto lei non è mai venuta? Quindi lei si capisce subito che non amava la confusione, il bailam, l'ambaradam dei paparazzi, dei pettegolezzi, dei saluti inutili. Come mai sta passando qui il Capodanno, De Laurentiis? Dunque, guardi, noi per abitudine tutti gli anni passiamo qui le feste di Natale e di Capodanno. È una consuetudine tutta la nostra famiglia di venire qui a mezzogiorno del 31 e poi facciamo la festa a casa nostra per la mezzanotte, dove aspettiamo tutti gli amici e tutti i nostri parenti. 21 polpi per Silvana Mangano. Anche lei è stata catturata, come esige la migliore tradizione salgariana. L'incontro con il marito prigioniero dei pirati non è tra i più commoventi, ma poiché non si tratta della scena di un film, non si può pretendere di più da un'attrice. Questo dimostra che nella vita reale le dive sono riservate anche con il marito. Gli altri intorno, grandi e bambini, si divertono moderatamente. Chiediamo alla signora Mangano che cosa spera dal 63. No, io spero tutto quello che ho avuto fino adesso. Basta, niente di più, non voglio niente di più. Va bene, ma qualcosa di particolare lo vorrebbe? Niente. Davvero non vuole proprio niente? Quello che ho avuto fino adesso e basta. Ma allora che cosa ha avuto? Ma mi pare anche abbastanza, no? Silvana era, ecco, mi parve subito, era una sfinge, era molto enigmatica. Forse dietro questo aspetto enigmatico era molto semplice, perché in realtà chi è stato amico, chi l'ha conosciuto bene, l'ha trovata una persona molto diretta, molto emotiva. Era una donna molto diffidente a stabilire amicizie, però quando aveva stabilito un'amicizia era un'amica straordinaria,
divertente, allegra, non come appare sempre nelle fotografie, cupa e chiusa, no? Era una donna veramente amica, straordinaria. Dopo cena, Dino andava a dormire presto e allora era tutto contento se noi stavamo lì per passare la serata insieme a Silvana e lui se ne andava a dormire perché la mattina lui doveva alzarsi presto, aveva tutte le incombenze del produttore, però era simpaticissima a vivere la serata, a stare insieme, a scherzare, a fare giochi. Con gli occhi dipinti, che tutti quanti fanno ballare, lasciandomi a guardare. Ricordo che noi andavamo la domenica spessissimo a casa loro, ogni domenica alla Appia Antica, e là era da sola che ballava, le piaceva molto ballare da sola. E allora si scatenava proprio, e allora piaceva molto ballare. Tengo gana de bailar el nuevo compa, dicen todo quando me ven pasar. Chicago me va. Me voy pa bailar. El Bayón, tengo ganas de bailar el nuevo compa. Dicen todo cuando me ven pasar. Chica, ¿dónde va? Me voy pa bailar. El Bayón. Lei aveva questo sogno di essere ballerina e non l'ho sentito una volta, ma mai da lei. Cioè lei, io mi ricordo che davanti allo specchio ci faceva vedere tutti i passi di danza e ci diceva come farli, però non ha mai parlato di questo sogno non realizzato. E poi c'era un aspetto molto particolare che metteva in luce Alberto Sordi con la sua amicizia e anche, io credo, con il fatto che era innamorato di lei, Sordi, e la sua presenza costante in casa di De Laurentiis, dove c'era sempre un po' di tensione, c'era sempre un po' di rammarico perché Dino era molto occupato, arrivava tardi, partecipava poco alla vita della famiglia, avendo tutti questi problemi, eccetera. E invece Sordi era molto presente e con lui Silvana si divertiva. Ah, io lo chiamavo zio Alberto. Sì, lui la amava tanto. L'amava tanto. Alberto Sordi era sempre a casa nostra, sempre a casa nostra. E adorava mamma. E era bello perché la faceva ridere. E a me piaceva quando lui veniva perché era allegro, era spensierato, era sempre pieno di vita. Era bello. Emanuela. Disturbo? Cara, che fai? La sorpresina? Scusa se vengo a disturbarti mentre lavori, ma... Ma accomodati, cara, non devi mai parlare di disturbo, tu sei la mia padrona. E Dino, ho l'impressione che fosse in qualche modo un po' geloso, non dei fatti concreti, ma del fatto che c'era un uomo che riusciva a trasformare Silvana, a renderla più normale, a renderla più colloquiale, a renderla più anche simpatica. Sordi proprio aveva una tenerezza infinita, la guardava e quasi si commuoveva perché la trovava, le faceva le carezzine, insomma era una cosa proprio, si congiolava in queste cose. I love you, il desiderio di stringerti. Ma lui era molto legato e poi naturalmente subito le chiacchiere e dicevano l'unica donna che lui ha amato è stata Mangano, stupidaggine. Non credo che ci sia mai stato niente di più,
ecco, che una grande simpatia, un amore da parte di Sordi, che come si sa era uno scapolo, era uno che non aveva trovato la donna della sua vita. In un grande albergo di Roma, ultime riprese del film La mia signora, interpretato da Silvana Mangano, che centellina le sue apparizioni sul set, trasformando però ogni suo personaggio in un piccolo saggio di recitazione. In questa parte, che rinnova oltretutto il suo sodalizio artistico con Silvana Mangano, Sordi riserva un'ennesima sorpresa. È un Don Giovanni, sicuro del suo fascino tutto occhiate, che scivola però nei toni patetici. In tempo di crisi del cinema, la coppia Mangano-Sordi è come il rosso di sera per la meteorologia. Ho fatto un film di Bolognini, che è La mia signora, dove Silvana è bravissima come attrice ed è ironica, spiritosa, intelligente, appare proprio come lo era nella vita, come carattere. Ed è un film molto carino. Lei la commedia la sapeva recitare, aveva i tempi della commedia. Hai visto? Allora gli fa correre, Gina. Hai visto come si piega? Io un po', ma davvero non lo capisce chi sono. No, e se te stai ferma con sta borsa, forse no. Ci ripassiamo? Ci rifamo? Vieni. Ora, Silvana Mangano ha fatto delle cose abbastanza nobili, tutto sommato, sempre. E ha fatto anche qualcosa di molto popolare, perché aveva una grande, fortissima amicizia per Alberto Sordi. Le carte ce l'avevi, e che non c'hai memoria. E che sarà mai? 1.350.000 lire, non so niente, Antò, ce l'avevo tutto il mese a giocare, io portavo io tutto quello che potevo. Ma che io portavo via con sto capoccione che ti ritrovi? E voi andate a letto, è tardi. E lei si prestava a fare qualcosa di popolare che non apparteneva al suo modo d'essere, perché aveva quel che di aristocratico, diciamo, usiamo questo termine, di raffinato, di sottilmente suggestivo, che non poteva spingerla ad essere naturalmente, organicamente popolare. In questo tipo di commedia Silvana Mangano ci si inserì con il piacere di divertirci. Io butto il cavallo. Antonio, tu sei terribile. Come hai fatto a sapere che io non ho il cavallo? È memoria. E la memoria è questione di gioventù. Ah, io? E mi è scappato. Non mi ricordavo che era vecchia lei. Ma che ignorante. Peppino, è fatto così. Ma li mortacci suoi. Questione di gioventù e mi lascia il cavallo a tavola. Scoppa. 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 Che sarà mai? Sono quattro scope. C'è poi una terza fase in cui quello che gratifica Silvana Mangano è già la frequentazione di personaggi come Visconti, come Pasolini, il piacere di sentirsi apprezzata da artisti che nel frattempo erano diventati protagonisti della vita artistica italiana. Era una donna che voleva migliorare il suo spirito e la sua dimensione interna, diciamo, in un mondo in cui le pareva che tutto questo non fosse possibile. Lei il mondo del cinema l'ha sempre visto un po' volgare, esteriore. In realtà quel vuoto era riempito da falsi e meschini valori, da un orrendo cumulo di idee sbagliate. Non aveva una grande preparazione culturale, le venne invece questa vena, diventò molto amica di Pierpaolo Pasolini, con cui lavorò, di Moravia, di altri. Scelte molto criticate da suo marito. Cucù! Cucù! Signorina? Signorina? Dino è un uomo che ha acquisito attraverso la propria esperienza una cultura effettiva ed obiettiva. Silvana si è sempre sentita meno amata da un punto di vista culturale e quindi ha cercato la cultura attraverso l'acculturamento. Nella vita, lei, diceva Pasolini, aveva come un vetro, c'era proprio un vetro tra lei
e la vita. Però al cinema quel vetro se ne andava. Pierpaolo, che non amava gli attori, proprio non li amava, perché lui amava avere delle persone e usarle come oggetti. Ecco. Ecco, Silvana è stata amatissima da Pierpaolo. I hold this letter in my hand, a plea, a petition, a kind of prayer. Hope it does as I am planned. Era riuscita a fare i film che le piacevano con Pasolini, con Visconti, e la soddisfaceva. C'è una grande intesa tra lei e Visconti, tanto che Visconti l'aveva delegata a fare il personaggio della sua di Luchino, aristocratica madre, nella Morte a Venezia, ed era un incarico che non è che avrebbe dato a chiunque. Non me ne parlava mai direttamente, però capivo, ne raccontava la maniera come la mamma si metteva ai voile, voleva vedere come io ero capace di metterla da sola, di metterlo da sola, questo voile, questa sciarpa, queste cose. Per cui io mi eccitavo e nello stesso tempo mi impaurivo sempre di più. Però poi alla fine mi disse, ecco, veramente, non solo per il fatto di Morte a Venezia, la madre di Tazio, la madre della bellezza, della morte, sei nel mio, così, nel mio ricordo, sarai anche te abbinata a mia madre. Non credo che fosse una somiglianza fisica, ma certamente la bellezza, l'eleganza, quel senso che aveva la Mangano dentro di sé, di poter impersonare una aristocratica madre come era la madre di Visconti. Era il tramonto e Visconti girava giù al Deben, Silvana era vestita ed era il crepuscolo, era contro la finestra e aveva un armoire con un grande specchio e lei si accingeva a mettere i gioielli suoi personali bellissimi. E io ho avuto la sensazione che vivevamo in quel momento lì, il momento del film, e che Silvana era veramente quel personaggio. È stata un'impressione e un ricordo indimenticabile. Quando lei entrava con quei vestiti meravigliosi di Piero Tosi, c'era il silenzio, perché non tutti guardavano lei. Perché era qualcosa di più di una star e di un'attrice. Aveva il talento di essere un'attrice. Aveva sempre, se vuole, una scommessa con se stessa. Lei temeva di non essere all'altezza di quello che ci si aspettava da lei. E forse anche quello che lei si aspettava da se stessa. Vedi, due personaggi che io ho fatto che ho scritto per la Mangano, sia in Ludwig che nel Gruppo di Famiglia, erano due personaggi mica tanto simpatici, erano due personaggi ambigui, duri, ma valendosi di questo charme innato che lei aveva, riusciva lo stesso a imporsi e a cattivare la partecipazione della gente, degli spettatori. Lasci fare a me che si sporca tutto, ho detto che facevo io, no? Il personaggio dell'interno di famiglia, io credo che in qualche modo invece gli assomigliasse, non per l'aspetto borghese, spocchioso, ma certe cose di carattere, sì. Certe cose, perché Silvana poteva essere anche aspra, come le è quel personaggio. Nel caso mi facessi illusioni? No, io non mi faccio illusioni!
È stata una grande prova, voglio dire, di affetto e di lealtà verso Visconti. Quando un regista non è più tanto in salute, allora ci sono tante ragioni di assicurazioni burocratiche per cui non è così semplice per lui montare un film. E allora sia Lancaster che la Mangano, con la loro presenza, garantivano un po' del buon esito del film. Visconti apprezzava moltissimo Silvana ed era ovviamente proprio il tipo di donna che a lui piaceva molto, così elegante, così discreta. C'è chi pensa che la bellezza, chiamiamola bellezza perché poi non c'è un altro termine, non abbia nulla a che fare con uno spessore affascinante dell'anima, dell'intimo, dello spirito, sbaglia. E la sua bellezza aveva anche questo. La vedevo quando Luchino era infermo e lei lo veniva a trovare. Ed era molto elegante, ma io parlo che anche era la sua eleganza del cuore che la faceva una persona così, così rara e così speciale. Un giorno è arrivato Losi e mi ha proposto di fare il Proust, lo stesso personaggio della principessa Germana. E beh, io dissi no, l'ho promesso a Visconti, se lo fa Visconti lo faccio anch'io, ma altrimenti non lo faccio. Un giorno è arrivata una grandissima rosa viola del suo giardino con affetto, firmato Luchino, e ho capito che gli era stato detto del mio rifiuto e probabilmente lui era contento di sapere che c'era qualcuno che non tradiva di tanto in tanto. Era passata sotto la tutela di Pasolini e di Visconti, Silvana, proprio che le sembravano, ecco, i registi giusti per le sue ambizioni. Era veramente già un momento in cui sembrava che il matrimonio si fosse sfasciato, perché lei era andata a vivere a Piazza di Spagna. Quando lui decide di andare in America, perché ha una situazione in Italia anche difficilissima economicamente, racconta di essere andato da Silvana e di averle detto: io vado in America, e lei ha detto: vengo con te, veniamo tutti. Isn't it rich? Are we a pair? Qui Broadway vi parla Ruggero Orlando con una bella famiglia italiana, la famiglia De Laurentiis. Silvana, una parolina. Una parolina, no, non posso, non riesco a parlare io, neanche in italiano. Neanche in italiano, come mai? Comunque, spero che vada tutto bene. Per lei fu all'inizio un momento rigenerante, perché New York è frizzante, divertente, però Dino capiva che il vero business non era New York, ma era Los Angeles. E quindi si trasferì a Los Angeles e lì Silvana cominciò a così incupirsi. Lei ha sempre un po' sofferto di depressione, perché lei, da quando io sono nata, l'ho sempre vista che ha fluttuato in momenti di tristezza, di depressione. Però credo che essere venuta a Los Angeles sia riandata ancora in. Si è proprio rimessa nella depressione, io credo, che l'ha trovata come una specie di rifugio. Lei ha provato a suicidarsi quella notte. Io mi ricordo che avevo 14 anni e mio padre mi chiamò e io ero terrorizzata, non volevo andare. E mio padre mi chiese: andiamo all'ospedale. E io mi sono seduta dietro con mia madre e l'ho tenuta in braccio e lei stava male. C'era già una situazione molto difficile quando poi è arrivata questa tragedia nell'81, che è stata quella che ha distrutto poi in sostanza il matrimonio. Il
Federico aveva in quel momento deciso di realizzare come regista un documentario sui salmoni, sulla pesca dei salmoni in Alaska, e aveva praticamente utilizzato uno di quegli aerei che tutti quanti i pescatori di salmone utilizzavano. E l'ultimo giorno lui si è alzato da una parte, un altro si è alzato da un'altra, si sono scontrati e praticamente i due aerei sono crollati in questo pack. Era un figlio che gli assomigliava molto. Intanto era bellissimo. L'unico maschio della famiglia, quindi diciamo che per Dino è il suo, in teoria, erede naturale. Per la madre è il suo alter ego, perché è quello in cui si riscontra di più per tipo di sensibilità, per tipo di temperamento. Per lei la morte del figlio è stata la vera tragedia e la cosa che ha determinato poi la sua lenta fine. Per 2 anni Silvana è andata sulla tomba a fare l'uncinetto e non usciva più di casa. Mia madre, quando ha perso mio fratello, ha scelto la morte, perché l'ha proprio detto, eh? Lei ha detto: voglio morire, ed è morta. E morì anche l'unione col marito. E si sono riuniti per un po' di tempo e poi si sono completamente separati. Lui esce fuori da questa cosa e ricomincia a lavorare. Non solo ricomincia a lavorare, ma ricominciando a lavorare trova anche la donna alternativa, come dire. E lei invece non trova più niente. Cioè, per lei è la fine. Isn't it rich? Are we a pair? È stata la grande tragedia. È stata la tragedia umana, la fine di un matrimonio. È stata veramente... E Silvana ha sofferto tanto per la fine del matrimonio, fino alla malattia, perché credo proprio il dolore abbia messo dentro di lei il germe della malattia. Perdonami, amore, ma sono così stanca. Sono stati giorni difficili e mi sei mancato tanto. Mi sei mancato tanto. Dopo che era successo tutto così, lei per un po' di tempo si è trasferita dalla figlia più piccola, Francesca, in Spagna, a Madrid. Io andai a trovarla, che ero là per caso per lavoro, e l'ho trovata, lavorava a piccolo punto, tranquilla, cosa, però... era morta. Nella borsa che lei portava sempre con sé quando poi malata andava in radioterapia a Parigi, e questa borsa dentro c'erano tutti conservati i biglietti che avevano accompagnato alcuni dei regali di Dino, con tutti gelosamente conservati. È un personaggio che non si finisce mai di capire e che nessuno riuscirà mai a capire fino in fondo. Rimane un personaggio misterioso. Ci sono come delle ombre nella sua vita, ma nel suo carattere. Questo lato faceva parte del suo grande fascino.